Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi facciamo un DIY veramente facile, 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 in cui vi faccio vedere appunto come ho creato questi due alberelli di Natale. Tutto nasce dalla domanda: ho due coni di polistirolo, cosa ne faccio? E cosa se non due alberelli natalizi? E quindi ho pensato un pochino come utilizzarli e ho deciso di crearne uno molto più morbidoso, sofficioso, fatto con la lana da mettere nella camera delle bambine, qualcosa che fosse morbido, e che non fosse troppo delicato, insomma, che anche se cade in terra non succede niente. E con l'altro invece ho creato quello che sarà il nostro centro tavola natalizio per quest'anno. Per questo Natale, anche questo Natale ho voglia sì di luce, di brillantezza, ma non data dalla plastica e dalle cose super finte, ma da qualcosa di un po' più naturale. E quindi ho deciso di utilizzare in realtà materiali abbastanza naturali, nel senso che qua abbiamo utilizzato la lana. E qua invece siamo andati a utilizzare la corda e le pigne e il mio famosissimo tronchetto di legno che non mi abbandona mai. Ormai lo sto utilizzando in tutti i modi possibili e immaginabili. Naturalmente poi al tutto vengono aggiunte le luminarie, come in questo caso, che sono assolutamente quelle con la batteria. Quindi non si devono attaccare a cavi e cavetti, possono stare tranquillamente accese qua da sole senza avere problemi, insomma. E vabbè, questo non ha illuminazione perché non la ritengo necessaria in camera delle bambine. L'unico punto luce sono questi, aspettate che ve li faccio vedere. Sono questi adesivi con il foamy, sono glitterati, e servono semplicemente a dare un pochino più di brio a un alberello che era sì carino con i colori del Natale, bianco, rosso e verde, ma sembrava tanto la bandiera dell'Italia e volevo evitare questa cosa un po' troppo patriottica. Non siamo mica i mondiali. Ok ragazzi, detto questo, vi lascio ai tutorial di come ho fatto l'uno e l'altro e noi ci vediamo dopo per i saluti. Eccolo qua, il primo dei nostri due alberelli. È venuto così, è un po' italianeggiante, effettivamente sembra la bandiera dell'Italia, ma diciamo che tutto sommato può anche andare bene. Questo andrà nella camera delle bambine, questo dovrebbe essere il pompon superiore, la puntina. Qua probabilmente devo accorciarli un po'. Per renderlo un po' più carino, un po' più brioso, ho pensato di aggiungere questi decori qua. Semplicemente di attaccarli con il loro adesivo e rendere un po' più movimentati i colori. Quindi andiamo a mettere queste decorazioni, sperando che alle bimbe piacciano.
Per la sommità di questo progetto, quindi per fare qualcosa qui alla punta del nostro alberello, andrò a utilizzare questi che sono dei bastoncini, li chiamano bastoncini natalizi, in realtà sono i pulisci pipa, in versione natalizia. Credo che li troverete in qualsiasi negozio, insomma, se li abbiamo noi, li avranno un po' tutti. Io andrò a utilizzarne due. Perché voglio fare un fiocco da mettere proprio alla sommità, come vi dicevo, del nostro alberello. Praticamente così. Come faccio a fare tutto questo? Devo semplicemente incastrare il mio bastoncino. Si è incastrato, ok. E questo lo andiamo a puntare. Così. Si vede. E l'alberello da mettere in camera delle bimbe è pronto. Allora, abbiamo tinto di oro il nostro cartoncino ondulato e l'abbiamo attaccato con la colla a caldo al cono di polistirolo. Adesso dobbiamo andare a incollare invece il tutto alla base del nostro tronchetto. Speriamo bene perché non so se regge. Questo in teoria andrebbe qua sotto e qua attorno ci andrebbero le pigne, così un po' a proteggere, un po' a nascondere. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you.
Eccoci qua, come avete visto in realtà sono stati fatti in maniera veramente molto molto semplice. L'unica cosa che è praticamente diventata indispensabile nei lavoretti, ed è sempre, lo è sempre stata in realtà, è l'utilizzo della colla a caldo, quella mai manchi per chi deve fare lavoretti. Bene ragazzi, io spero che anche questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto per il vostro Natale. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!